We visited Pizzeria Brandi in Naples, which is the pizzeria where the pizza margherita was invented. Situated in one of the nicest streets in Naples, it is a place you can't miss. Gigio, this is real Naples, huh? The vibe that you want at night. Look. A vicolo, this is a vicolo. You try to recreate this atmosphere, you know, in America, in Australia, in a restaurant like this, but this is the real deal. So the pizza margherita was created in this restaurant. I was born in this restaurant where we're going now. Here we have Eduardo, Mr. Brandi, the man. Nice to meet you. Nice to meet you. The man behind the Brandi restaurant, and he's part of the family. Signor Brandi, Eduardo, cosa nasce qui in Brandi? Allora, questa pizzeria bisogna partire da un presupposto. Questa pizzeria è molto più antica della pizza margherita, perché la pizza margherita nasce nel 1889. Questa pizzeria invece nasce con i Porponi nel 1780. Quindi sono più di 250 anni di storia, più vecchia degli Stati Uniti d'America. Sì. Allora, però è diventata chiaramente più famosa con il discorso della pizza margherita, perché nel giugno del 1889 i reali di Casa Savoia erano a Napoli per il risanamento della città e la regina espresse il desiderio di assaggiare il piatto povero più famoso fra i napoletani, una sorta di avvicinamento dopo l'avvicendamento Savoia-Borbone, e mandarono a chiamare il pizzaiolo più famoso dell'epoca, che era Raffaele Esposito, marito di Maria Giovanna Brandi, che era la proprietaria di questa città. Allora lui si recò a Capodimonte con tutti gli ingredienti per preparare queste pizze e ne preparò in particolare tre. Cioè una bianca con lo strutto, la famosa Mastro Nicola, che è una delle pizze più antiche. Bella bomba. Bella bomba sì, calorica, sì, vabbè, all'epoca dicevi che noi siamo ancora la mangio. Poi la classica marinara con le ricette e poi alla fine Raffaele Esposito si inventò questa pizza con i colori della bandiera sabauda, cioè il bianco della mozzarella, rosso del pomodoro e verde del basilico. La regina mostrò di gradire particolarmente quest'ultima pizza e chiedendo al pizzaiolo come si chiamasse, lui da buon napoletano rispose: se permettete, alla margherita, vostra maestà. E così come da documento in nostro possesso, nel giugno 1889 nasce ufficialmente la pizza margherita. Wow, che storia bellissima. E voi avete una responsabilità importante. Sì. Di tenere viva questa. Decisamente sì. Dei vostri figli. Non è una cosa impossibile da fare, nonostante gli ultimi periodi un po' particolari. L'importante è seguire sempre la tradizione napoletana, mantenere la tradizione della pizza senza troppe astruserie o troppe cose che oggi... Dei piccoli ritocchi per migliorarsi, perché tutti quanti parlano, tutti quanti parlano del segreto di qua e il segreto di là. Il segreto è uno solo, attenersi a delle norme in maniera abbastanza rigida, ovviamente, e poi ottenere sempre un ottimo risultato. Metti un po' di amore e passione. La prima cosa, amore e passione. L'ultima domanda, ma il vostro impasto è fatto giorno per giorno? Sì. Quindi è un impasto. 12 ore di lievitazione. 12 ore, ok. 12 ore, non di più, non amo gli impasti troppo lunghi, dicono che siano più digeribili. Sono d'accordo molto relativamente, dipende anche dal quantitativo di lievito che uno utilizza. Noi cerchiamo di utilizzarlo il meno possibile, lasciamo poi che questo impasto maturi e un punto specifico che ci aggiungono degli scantinati specifici che hanno la loro economia particolare. Sempre stessa temperatura, sempre stesso grado di umidità, frigoriferi non ne usano. Cornicione deve avere una sua altezza, assolutamente. Noi non vediamo l'ora di mangiarla questa pizza. Va bene. Vediamo. E allora andiamo. Con questo bel cornicione e corriamo a mangiarla. A mangiarla. È vero. Andiamo a mangiarla. Grazie. Gigio, this is a historical place in Naples. It's an iconic place. Iconic. Yeah. And the way they make the margherita is just special because it's the simplest way. Yeah, and then you know what? This is the place where margherita was born. So you can't go wrong. Yeah. And then you see they have two ovens. Yeah, so why is that? I believe they make a lot of pizzas. So is that also a good thing? The oven is always warm, yes, hot? Is.
Yeah. So it means that they work a lot and they have to keep ovens always warm. And you do need a good hot oven to make pizza. Absolutely. So we know that they use Sambassano, fior di latte, basilico, extra virgin olive oil. Yeah. That's it. You know, it's very hard because you can actually only find fresh ingredients, good ingredients, pretty much everywhere. Yeah. And the difference is very subtle between different places. Is it because of the dough? Yeah. The way you stretch, it's a combination. Yeah, the pizzaiolo secret. But let me tell you, today we discovered three different pizza places, restaurants. Pizzas are different. Similar, but so different. Yeah, it's like when you meet people, they can have different personalities. True. Those pizza have different personalities. And that's because it's all handmade, artisan. Artisan. Yeah. Artisan product. That's wild. So here they make 400 pizzas a day on a normal day, and on the weekend, they lost the count. They don't know how many they make on the weekend. So. Really is a place that you must visit. And look at them. They are so fast. I like to use the wooden board. Quanto tempo cucinate la pizza? 60 secondi. Temperature immagino altissime. Siamo intorno ai 4.50. Look at the way he's putting it in. Beautiful. He's a master of. Vale, il forno è il lavoro più importante in assoluto. See, the pizza comes out, you turn, you put it back in. You see the leopard. Go from the side. It comes out again, the leopard. Beautiful. That's a nice pizza. I think it's cooked in less than a minute. Yeah, 100%. Vincenzo Margherita, grazie. Wow, grazie. Classic Margherita. So on the Vincenzo we have anchovies, capers, olives, mozzarella, basilico. It's like a margherita with extra anchovies, olives and capers. And instead here we have a beautiful classic margherita. Yeah. Don't go wrong with the margherita. Did you see this pizza? It looks different from the other pizzas we've seen. Yeah, it does. The edges are bigger. Yeah, because the other pizzas we saw before, they were originally made for poorer people. Ah, historically. Historically speaking, And there are pizzas from other areas of Naples. Other suburbs, of Naples. And people needed to see bigger pizzas on their plates with a lot of basil. Because basil is obviously cheaper than mozzarella. Just a few mozzarella, a lot of grated cheese, just to mimic richer pizza. To make you believe it was a bigger pizza. Yes. Mm-hmm. So to feed more cheaper, family members. Bigger, and because eyes sometimes need. You eat with your eyes, And the weight of the dough is actually the same, but the difference is the way they stretched. Right. So this one was made for the richer. For the richer community. So you are richer. It's the same dough, same size, same weight. Yes. But just stretched different. 280 grams. And the same amount of tomato is the same. It could be, yes. Okay. Infatti, Vincenzo, c'è anche una canzone che fa proprio Enu pranz pe poveril, Enu sfizio vanu birta, proprio per questo. Perché per, le persone meno agiate, di Napoli, la pizza deve essere proprio un pranzo, cioè un pasto completo, mi deve saziare. Allora, commercialmente che cosa fanno? Ti fanno la pizza più grande per darti proprio questa idea di sazietà quando la vai a guardare. Sì. Questa qua invece, essendo rivolta magari ad un pubblico più borghese, cioè una classe media,
per loro è più uno sfizio, appunto, sì, no? Sì. Uno snack. Un modo per iniziare magari un pranzo, una cena. Sì. Ma non è che perché mi deve saziare a tutti i costi, anzi voglio che la pizza sia leggera, voglio poter mangiare anche dell'altro, certo, dopo. Perché? Certo. Perché posso permettermelo? Certo. Now, am I meant to expect a different taste to the one, the previous one, a different experience? I suspect that the taste might be similar because they were using the same flour. Okay. Toppings could be different. I mean, every mozzarella that you get, it's got different amount of salt. Yeah. Some are saltier. Thank you. The basil is cooked in the almond. Yep, yep. So this morning we had one pizza where the basil was not cooked in the almond. No. And it was so beautiful and fresh. Yeah. That was the freshest pizza. And here we have a basil cooked in the almond. To see the inside. So what are we looking for here? You know, in terms of, it was bubbly inside. Yeah. You know, it means that the fermentation and the proofing was good enough. So we'll look at this one. Yeah. This is what we're looking for. What is this? Is this a good one? Yes. You happy with this? Yep. There's a tunnel inside. So this is a proof that the pizza is good. They didn't use semolina. They use flour. Yeah. The pizza is pretty stable. It's cooked very, very well. Yeah. It's seven. I was wrong. Taste is different. The taste is very different. Even the basil is different the way it was cooked before. Yeah, that's true. It's more moisture. Mmm. The dough is very moist. Mm. Gigio, you're eating with your hands. What's happening, Gigio? I forgot. I think all the pizzas that we ate today are great. In a different way. Different way. Yeah. Unexperienced. I mean, if you're in Naples, you have to eat pizza every day. You cannot. I know there's so much beautiful food to eat, but you can experience amazing pizzas here in Naples. La pizza fritta la buchiamo, facciamo uscire tutto quanto il vapore fuori. Mo ti faccio questo qua, è il ripieno classico della pizza fritta, nasce proprio così. Questo è proprio il ripieno storico che facevano le donne. Sì. Allora, qui dentro guarda quanta roba c'è: ricotta, cicoli di maiale, brocola, pepe e basilico. I cicoli di maiale sono tipo compressed bacon. Sì. I cicoli a Napoli sono dappertutto. Come il guanciale per i romani. Bravissimo. Sai perché? La carne dei poveri. È la carne dei poveri. Beh, vedi, qua dentro ci sono tutti quanti ingredienti molto poveri, che però hanno un sapore che gli ingredienti più ricchi non c'hanno. Mm-hmm. E guarda qua anche il fritto quanto è asciutto. Io questo qua lo posso passare sulla maglia di Gigio. It's not oily. È molto importante. Yeah. E non si sporca. Quindi è un impasto fatto bene, ma anche allo stesso tempo abbiamo un olio fritto bene. Abbiamo un olio pulito, un olio. Questa qua è la versione classica storica, bianca. Qua c'è chi ci mette anche un'ombra di pomodoro all'interno. Si chiama completa. La completa. Io la preferisco così, però ci puoi mettere anche il pomodoro dentro, è buonissimo. Tu sei un tradizionalista che vuoi. A me piace più così, devo essere sincero. Una cosa tipica della tradizione napoletana. Guardate questa parte quanto è bella farcita. Perché? Perché il centro della nostra pizza. E la diamo ovviamente al nostro ospite. Oh, grazie. Vincenzo. Grazie mille. Qui abbiamo un'altra parte, anche questa, bella, farcita. Questa qua la prendo io. Ho tagliato la pizza. Abbiamo una parte, questo qua è il cucciatillo. Totalmente vuoto. La diamo a Gigio che sta a dieta. Pensiamo a tutti. Eh sì, ti vogliamo bene, Gigio. Cheers! Cheese. Cheese. Enjoy your meal. Questo è il pezzo forte stasera, eh? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Posso fare così? Mi devi dare un giudizio su questi cicoli. Però mi stanno mettendo un po' di carbonato. Questa è una ricotta di pecora?
Sì, in genere si utilizza ricotta di pecora. Però ad esempio anche con la ricotta di bufala viene buonissimo. Con la ricotta vaccina. Sì, buona. Sì, viene buono. Viene buonissimo. Quello che vedete adesso è il documento ufficiale rilasciato dall'ufficio di bocca della Casa Reale di Savoia, che attestava nel giugno del 1889 che la regina aveva gradito le pizze preparate dal signor Raffaele Esposito Brandi. Questo documento purtroppo qualcuno pensa che sia contraffatto, che sia stato preparato negli anni 50. Che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo fatto tagliare una parte, l'abbiamo fatto prelevare da, diciamo, da personale specializzato e analizzare presso i laboratori del CIRCE di Caserta, che è una branchia della Federico II di Napoli, e l'abbiamo fatto analizzare a radiocarbonio 14. Ci è costato una qualche cosina, abbiamo anche la certificazione che la carta è veramente del 1800, quindi nel 1950 come facevamo a falsificare? Questo è del 2017. Emanuele Filiberto di Savoia conferma questo documento. Tonight we ate history here in Naples. Thanks to the Brandi family. Thank you so much for the wonderful day, guys. Thank you. No, thank you. Please go and follow Gigi Attanasio YouTube channel. Vincenzo Viscusi. And Malati di Pizza. Guys, what can I say? What was your favorite pizza today? What was your favorite pizza? Write a comment below. We want to know. Grazie, ragazzi. Grazie. E a presto. Come to Naples, because you're going to have a life-changing experience. And when you come here, talk to people. Share your love, because they have a lot of love to share with you. But don't kiss people. This was a fantastic experience, and I hope you enjoyed it too. What are your favorite pizza toppings? Thank you for watching this video. See you in the next episode.